Alla presenza delle autorità cittadine e delle istituzioni che rappresentano la città, civili, religiose, militari, si è svolta questa mattina nella sala conferenze del comando della Polizia Municipale in via Ernesto Del Giudice la cerimonia inerente alla festa del Corpo della Polizia Municipale, che ricade proprio oggi, 19 gennaio, in concomitanza con la festa della patrona di Marsala, la Madonna della Cava. Al tavolo dei relatori, il comandante del Corpo della Polizia Municipale, la dottoressa Michela Cupini, che abbiamo intervistato, e il sindaco Alberto Di Girolamo, che ha ringraziato le forze dell'ordine e i vigili in particolare per la dedizione mostrata nel corso di tutto l'anno, quando lo stesso corpo della Polizia Municipale ha sempre lavorato in sinergia e in collaborazione con l'amministrazione comunale. Vi chiederò sempre di più, ancora di più nel corso di quest'anno, vi chiederò impegno, sacrifici, ha detto, perché i cittadini vogliono i vigili al loro fianco costantemente. Ascoltiamo la dottoressa Cupini nell'intervista. L'anno 2018 è stato un anno intenso, con molto lavorato e che ha portato grandissimi risultati. Ne cito solamente alcuni: la stabilizzazione di 25 agenti di polizia municipale e di un ufficiale, l'apertura del distaccamento di Bosco, il rafforzamento del distaccamento di Strasatti, ed inoltre il nuovo regolamento di polizia urbana. Tutti questi risultati, tutti questi obiettivi sono stati raggiunti non solamente grazie alla partecipazione sentita di tutto il corpo di polizia municipale, ma grazie all'amministrazione, alla caparbietà del nostro fatti sindaco, che in tutti i giorni è vicino non solamente alla polizia municipale, ma anche a me personalmente. Inoltre bisogna ricordare la grandissima collaborazione con la prefettura di Trapani. Infatti con il prefetto Darco Pellos e il sindaco di Girolamo Alberto sono stati siglati proprio nell'anno 2018 i patti della sicurezza. Questi hanno portato, come ho detto prima, alla modifica del regolamento di polizia urbana e quindi la tutela di particolari zone, di determinati luoghi, proprio per migliorare il decoro della città.